Stasera a tutti noi partiamo con una legislatura, come avrete letto, il 29 di dicembre, con la prima assemblea legislativa e formalmente la nomina della giunta per metà di gennaio, la seconda occasione come prevede la normativa. Però ci tenevo a essere presente a dire qualcosa, uno per ringraziare l'attività che ha fatto il Comune di Bologna. Questa presentazione di oggi è lo sviluppo di un progetto fatto tanti anni fa che oggi si colloca dalla parte sul campo nazionale. E io penso che le tante amministrate pubbliche amministrazioni in realtà andrebbero conosciute meglio, valorizzate, e questo credo sia un progetto che servirà nel nostro paese, sul campo dell'attività regionale. Credo che potrà essere utilizzato un po' da tutti i comuni capoluoghi, in realtà per ognuno dei comuni, peraltro anch'esse già attivate e avanzate. Ma certamente la presentazione di oggi che Matteo Gerore ha fatto, le parole di Virginia Merola mi convincono sull'esigenza di una strategia che l'Emilia Romagna metta in campo, non sempre rispetto a quello che ha fatto in questi anni, ma nella quale mette al centro, nello stesso patto per la crescita e lo sviluppo che vogliamo fare e che ho detto sarà il primo atto, almeno dal punto di vista dell'indirizzo con le parti sociali e i comuni, cercheremo di attivare già da gennaio per provare a scriverlo e metterlo in definizione in ogni caso nei primi mesi del prossimo anno, perché sia uno degli approdi di legislatura. Credo che dentro al patto per la crescita uno dei perni sia quello dell'ecosistema digitale diffuso. Abbiamo bisogno che le infrastrutture materiali, che non possono essere la fibra ottica, la banda larga, io ho detto e lo faremo, nei prossimi 5 anni dovremo portare la banda larga in tutte le scuole dell'Emilia Romagna, già alcune centinaia di scuole ce l'hanno, dovremo attivare la prova a farlo in tutte, e abbiamo detto che dovremo portarla anche nell'ultimo comune più piccolo dell'ultimo paese appennino. Noi abbiamo bisogno di garantire accesso alla rete a tutti i cittadini, alla diffusione di competenze e capacità all'uso delle tecnologie e rendere i servizi pubblici sempre più semplici e facilmente fruibili online. Da un punto di vista democratico e di ampliamento delle opportunità democratiche lo dobbiamo fare per tutti. E credo che questo sia l'altezza, l'asticella dalla quale una regione come la nostra, che vuole competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo, debba attestarsi. E allora, oltre alle infrastrutture materiali, anche per le infrastrutture immateriali, abbiamo bisogno di mettere in campo tutte le competenze tecniche necessarie ad utilizzare e supportare le tecnologie come veri e propri fattori della produzione. Vedete, se noi vogliamo creare condizioni perché crescano i comparti produttivi più tradizionali, io ho parlato in campagna elettorale di rinascimento della manifattura, comparti manifatturiero. È uno dei comparti in cui l'Emilia Romagna, al Made in Italy, dà un contributo per il quale in molte parti del mondo possiamo stare ad avanguardia. Meccanica, meccatronica, motoristica, ci mettono dentro anche tutto quello che riguarda le scienze, biomedicali. Allora, se vogliamo fare in modo che le buone mani degli artigiani che per decenni abbiamo riconosciuto produrre prodotti che sono ad avanguardia del mondo e che per qualità possono competere con i territori anche emergenti, con le economie emergenti, abbiamo bisogno che incrociano le nuove scienze da un lato, ma anche tutto ciò che le nuove tecnologie ti mettono a disposizione. E da questo punto di vista, uno dei compiti di un'istituzione come la nostra, al fianco dei comuni, è quello di avere accesso, come ricordava Virginia Merola, a tutte le possibili opportunità che, ad esempio, i fondi europei e l'accesso ad essi ti permettono di poter utilizzare. Sapete che siamo una delle regioni che in questi anni ha saputo attingere di più e meglio ai fondi europei, a differenza purtroppo, ahimè, di altri territori italiani per i quali oggi il Premier Renzi spesso parla del rischio di una grande opportunità perduta per sempre, cioè che alcune decine di miliardi di fondi europei che non utilizzati non sono il momento consolatorio per l'Emilia Romagna per dire quanto siamo bravi e sono meno capaci di altri. Perché quelle risorse mancanti mancheranno allo sviluppo e alla modernizzazione di questo paese. Noi vogliamo proseguire su quella strada, ma fare anche meglio. Sapete che abbiamo già attivato e messo sul tavolo di Bruxelles e del governo nazionale, io tra l'altro domani parteciperò a un appuntamento di Telecom che mette insieme
2,5 miliardi di euro previsti per i prossimi 6 anni, altri ne abbiamo in mente a partire da tutto ciò che comporterà sull'intervento a Rimini l'altro giorno, e lo dirò giovedì alla conferenza Stato Regione. Vogliamo essere protagonisti in prima fila di un progetto nuovo del mondo, che è la creazione della terza macroarea, che per noi si chiama Adriatico-Ionica, che mette insieme 20 regioni, 8 paesi, 4 stati membri e 4 nuovi stati che di là dall'Adriatico potrebbero nei prossimi anni essere parte della nuova Unione Europea. Noi che per cultura diciamo che l'Europa deve allargarsi, concludersi nel confine degli stati nazionali, delle economie che chiudendosi rischierebbero di perdere grandi opportunità. E da questo punto di vista abbiamo indicato a Rimini che in alcuni progetti asset che dentro la regione macro Adriatico Ionica potrebbero vedere nei prossimi anni uno sviluppo per territori e economie come la nostra. Ci sta il turismo, ci sta la cultura, ci sta la portualità, l'utilizzo della malleabilità e delle acque, ma ci sta anche tutto ciò che ha la voce infrastrutture, che sono infrastrutture viarie, portuali, ma sono anche infrastrutture, abbiamo detto, di nuove tecnologie, la barbara. E io penso che questo vada sviluppato e noi abbiamo l'opportunità, se riusciremo ad avere accesso a quei fondi europei, anche dando vita all'attuazione di quella che sono gli obiettivi dell'agenda digitale europea, abbiamo chiesto 75 milioni di euro per tutto ciò che riguarda le infrastrutture di rete a banda ultra larga attraverso il fondo FESR. Parliamo, l'ho detto prima, di circa 10 milioni di euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento dei comuni di fondi regionali da mettere sul tema della fibra ottica in tutte le scuole di tutti i comuni del Emilia Romagna, e poi altri 10 milioni di euro di fondi FESR per quelli che sono gli spazi di contaminazione con working, fabulare, living levels. Insomma, abbiamo un'opportunità e la convinzione che una filiera di opportunità che abbiamo voluto scrivere anche nel programma che ha portato, come dire, alla direzione di Bonaccini, presidente di questa regione, possa trovare nei prossimi 5 anni un concreto successo e accordo. Abbiamo bisogno anche di fare una maratona per la trasparenza, come si chiama l'Hackathon. Noi abbiamo bisogno di mettere online tutte le spese che la regione sostiene. Questo lo dobbiamo anche alla richiesta dei cittadini, a ciò che ha comportato quello che è accaduto in questi anni e che nella grande astensione credo meriti, come dire, di guardare in faccia quel problema e arrivare a un rapporto più diretto nella sfiducia che troppi cittadini hanno oggi verso la politica e la rappresentanza politica delle istituzioni. Abbiamo bisogno che la competenza digitale sia elemento centrale per la crescita sociale ed economica del territorio e una scuola all'altezza dei tempi. Allora avanzeremo una proposta col MIUR affinché in tutte le scuole, assieme al Ministero, ci possa essere un progetto come quello che già si fa, perché vi sia l'attivazione di percorsi di crescita e di formazione per tutti. Abbiamo bisogno che le agende digitali locali venivano ricordate nei comuni o nelle regioni dei comuni. La regione ha lavorato bene insieme al comune di Bologna e assieme agli altri capoluoghi, ma ci sono anche oggi le regioni dei comuni. Voi sapete che uno degli, diciamo, degli obiettivi che abbiamo in legislatura è quello di arrivare al 100% dei comuni associati alle regioni dei comuni, oggi è il 90%, arrivare a fusioni tra comuni, come molto bene è avvenuto qui vicino a Valsamoggia, perché voi capirete che comuni piccoli, se si associano mettendo in gestione associati servizi o addirittura avranno il coraggio della fusione, avranno una forza potenziale molto più robusta dal punto di vista di mettersi insieme per l'attrattività di investimenti, di competenze. Abbiamo bisogno di consolidare interventi regionali su competenze e criteri, perché possiamo creare valore sugli investimenti pubblici già realizzati e diffondere il genere di una cultura aperta e di maggiore collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore. Il terzo settore l'abbiamo indicato e lo indichiamo insieme al manifatturiero, al turismo, come uno degli elementi che potranno creare come segmenti produttivi nuovi posti di lavoro nel prossimo futuro. Abbiamo bisogno, allora abbiamo detto, che la nuova manifattura, il nuovo artigianato, il nuovo mestiere, le professioni siano oggi sempre più strettamente connessi alle tecnologie, alle loro disponibilità e alle competenze per trarne beneficio. E anche per questo che vanno intensificate azioni a favore della nascita e crescita di imprese e imprenditori, anche connessi allo sviluppo di nuovi settori produttivi, come quello di contenuti digitali, start-up non come vocazione di moda, ma come modello per la creazione di un nuovo distretto distributivo del digitale che valorizzi anche il territorio medio centrale della regione. Formazione professionale orientata all'innovazione o ripensata per essere efficace, dinamica e performante.
competenze spendibili e attuate. Infine abbiamo bisogno di aprire un vero e proprio dibattito politico sul tema dei diritti di cittadinanza digitale, al fine di realizzare le condizioni per una vera tutela e garanzia dei diritti digitali di cittadini e di imprese. Per realizzare questo servono competenze e passione. Sono quelle che oggi abbiamo ritrovato qui, che sono state illustrate dal pubblico e dal privato che ha contribuito, io credo, al successo della prova oggi della presentazione della rete di Pergole, e io credo che questo debba diventare un punto di riferimento per gli altri territori che c'è con le città della regione. Il 2015 dovrà essere per l'Emilia Romagna l'anno di definire le priorità digitali di tutto il suo territorio regionale. È una responsabilità e un'occasione che voglio prendermi per mettere a valore quanto fatto dai comuni, valorizzare le reti di relazioni da essi stessi sviluppate con i cittadini del mondo economico. L'agenda digitale regionale 2015-2019 dovrà essere un grande spazio collaborativo in cui obiettivi e priorità vengono perseguiti con azioni coordinate non solo in capo alla regione, ma abbiamo detto sempre più spesso realizzate in collaborazione con i territori e le comunità locali. Peraltro, immaginando che quando e augurandoci che vada in porto la riforma costituzionale del governo Renzi troverà modo, sapete che le province oggi di secondo livello dovrebbero perfino essere cancellate, e dunque in un rapporto che tra Stato, Regioni e Comuni, attraverso le aree vaste di tutti i Comuni, si possa avere un grande rapporto. In questo è evidente che la città metropolitana avrà un ruolo, io credo, di traino per tutta la regione di Milano. Ogni volta mi chiedono se c'è da temere per gli altri territori della città metropolitana, io credo invece sia per il contrario. Questa regione ha bisogno di una città metropolitana che abbia forza, che funzioni, che sia elemento di attrattività anche di investimenti verso questi territori, come è avvenuto nel caso della Fiumi Moris, e speriamo di altri casi che avete avuto notizia attraverso le cronache locali, che speriamo nei prossimi mesi di poter avere, come dire, come elemento concreto e non solo di intuitività o aspettativa, come dire, di fruibilità, ma abbiamo bisogno davvero che la città metropolitana sia un vero e proprio hub di ingresso per questa regione. Ora quindi, insieme a noi, chiedere uno sforzo alla città metropolitana del Comune di Bologna per essere fautori e protagonisti di una nuova politica anche regionale, o di una rafforzata politica regionale, pionieri e fattori di cambiamento e innovazione. Serve però anche il contributo anche di tutti coloro che fanno innovazione senza permesso, tra virgolette, perché prendo una battuta che ha citato Riccardo Luna, nominato da Matteo Renzi, che ha chiamato Digital Champions quei protagonisti, e che qui in Emilia Romagna sono numerosi. Io credo che dovremmo contare anche su loro e chiamarli a darci una mano affinché insieme potremo fare l'agenda digitale dell'Emilia Romagna. Grazie per l'attenzione.